Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo avuto, speriamo, la clemenza del tempo. Dicevo, stamattina ho scritto a Flavio che dovrò andare dal fisioterapista perché talmente incrociavo le dita che adesso non riesco più neanche a usarle, ma effettivamente facendo la presentazione a settembre è bello poter sfruttare questo spazio perché, come dire, si sta bene, si sta meglio e forse lo spazio più accogliente è appunto della libreria per gli incontri. Siamo qui per la seconda volta con Flavio che presenta appunto il suo secondo libro, Paul McPherson e il potere primordiale, I custodi del potere, appunto come tutti saprete immagino il secondo volume della sua trilogia fantasy. La considerazione che mi viene in mente è che i generi letterari, come dire, vanno e vengono, ci sono le mode, ci sono i momenti, adesso ci sono i gialli nordici, da un po' di anni ce li portiamo dietro, ma questa cosa sta già un po' scemando. Il fantasy è un genere che appunto non ha mai smesso, perché le grandi saghe sono concentrate nei nostri cuori, forse perché sono figlie un po' dell'epica, del mito, da Omero in avanti, e quindi questo desiderio di narrazione, questo desiderio di ascoltare delle storie che proseguono, che ci portano in mondi diversi dai nostri, in cui però poi anche usare qualche modo di specchiarci, possiamo imparare qualcosa anche sulla nostra vita. E quindi ecco, credo che, poi non so, magari uscirà anche nel discorso, però credo che la scelta di Flavio di appunto darsi a questo genere sia particolarmente interessante proprio perché la capacità di costruire dei mondi è ancora una cosa diversa dallo scrivere un romanzo. E quindi ecco, grazie Flavio, questo è il secondo volume, quindi sappiamo già, se non erro, che un terzo da qualche parte è in preparazione, è già preparato, questo mille risorse, non so quando e come scriva, ma per nostra fortuna per l'appunto. Io questo non l'ho ancora letto e quindi non so ancora, non posso neanche fare spoiler, e quindi ecco, per quanto possibile ascolterò e poi io me lo leggo, spero anche voi, e buona presentazione. Allora io presento solo Daniela che oggi ci dà una mano come intervistatrice. Con Daniela ci siamo conosciuti, era la mia relatrice di tesi, è la prima persona che mi ha insegnato, diciamo, a lavorare. E poi siamo diventati amici, condividiamo la passione della scrittura e quindi mi sembrava bello che potesse esserci lei oggi con me. Sì. Decla. Sì, io alla presentazione del primo libro ero tra il pubblico, questa volta sono invitato a fargli la spalla per intervistarlo su questa seconda puntata della saga. Io faccio un grande piacere perché ha tutta la mia ammirazione per aver costruito una storia, anzi una saga che ha un intreccio tanto che banale. Io appunto, condivido il piacere, la passione per la scrittura, so che tenere le fila di storie così complesse con tanti personaggi, luoghi diversi, avvenimenti diversi, è tutt'altro che facile. Sono anche un po' invidiosa perché lui è molto più avanti di me, io non ho ancora pubblicato niente. Poi voglio dire, con la loro famiglia, magari tanto di cappello per questa impresa epica in tutti i sensi. Io direi che possiamo passare alla lettura di Laura che ci legge un brano del secondo libro. Una cosa curiosa era la gestione dei cosiddetti shares, che non erano soldi, ma ci assomigliavano molto. Il nome derivava dal fatto che inizialmente si utilizzavano le conchiglie, poi sostituite da dischetti di gomma colorati. I colori non erano casuali e ognuno aveva un significato, l'azzurro era il cibo, il rosso il vestimento.
vestimenti, il genere d'abbigliamento, eccetera. Sostanzialmente pagavi le cose con questi shares. Ogni famiglia ne aveva un numero base, ma poi si potevano incrementare per meriti, lavoro o per regalo del console. Vi erano addirittura delle gare e dei giochi a premi con gli shares in palio. Era tutto molto affascinante perché lontano da quello al quale eravamo abituati. Allora, due parole di inquadramento per chi magari non ha ancora letto i due libri. L'idea di questa trilogia è nata nel 2012, giusto? Tutta intera, diciamo, già la saga completa oppure... No, come è nato in realtà tutto da un sogno, che poi è un po' un capitolo del primo libro. E poi da lì intorno ho costruito tutta la saga, diciamo che per costruirla tutta ci ho avuto qualche mese, ecco, per avere lo schema in testa. E il primo volume del Popolo Arcaico esce nel 2016 e ha portato anche un premio. Sì, diciamo che è stata una soddisfazione perché intanto quando uno passa mentalmente dall'idea di scrivere per se stesso all'idea di scrivere per qualcun altro, ovviamente vuole che la gente legga, quindi già il fatto che comunque sia stato letto da un numero oltre le mie più grosse aspettative di persone è stata una soddisfazione. Poi il fatto che un terzo comunque certifichi in qualche maniera, che quindi una giuria esterna di un concorso, che comunque il libro è meritevole di un encomio, è sicuramente un ulteriore riconoscimento e soddisfazione anche per lo sforzo fatto e un riconoscimento della qualità del libro. Consideriamo che in questi concorsi letterari e letterari di solito la fanno da padrone case editrici importanti, quindi se noi guardavamo la classifica dei primi 20 posti del concorso, tranne una erano tutte case editrici di me. Quindi siamo stati in pochi a essere premiati fuori, diciamo, dalla cesta delle case editrici. E questo è stato un ulteriore incoraggiamento per continuare. Bene, e infatti a meno di un anno è uscito il secondo capitolo. E il bilancio del primo volume è come? Sicuramente, dicevo, più positivo, sono molto contento, è stato anche veramente un modo per creare una rete di contatti, cosa che non avevo pensato all'inizio in questa scelta. Scrivere ti apre le porte verso un mondo di scrittori, lettori, amatori, insegnanti, molto ampio. Questa è stata una cosa che, a parte le copie lette, ha dato veramente un impulso ulteriore alla passione per la scrittura. Quindi è un ritorno dai lettori e riuscito a dialogare. Sì, al di là delle recensioni, sicuramente molto utile, io ho sempre lasciatemi una recensione positiva, negativa, più o meno, perché comunque credo che in questi casi si debba avere l'unità, come dire, di ascoltare e mettere in conto che non a tutti può piacere. A fronte di comunque una maggioranza di recensioni certamente positive, e dove le più importanti, non me ne vogliono gli amici, ma sicuramente sono quelle degli estranei, perché sono sono scevre dalla tara dell'amicizia, quindi sono state molto utili. Per esempio me ne ricordo una, un certo Alessandro, che non so chi sia, ma credo che sia una persona più o meno della mia età, che mi ha fatto un'analisi molto bella del libro, nel senso che ha detto le cose positive, ha detto che tanti anni che non leggevo uno juvenile, l'ha chiamato, come questo. Nell'era dei videogiochi non è facile, e in effetti lo vedo tutti i giorni, se preferisce la PlayStation è un buon libro, però dice, e quindi mi ha fatto i complimenti, e dall'altra parte per esempio mi ha dato i suggerimenti, ha detto molto ben disegnato Paul, cerca di spessire gli altri personaggi, no? E quindi utile. L'altra cosa è quella rete di contatti che dicevo prima, circolo dei lettori, insegnanti e quant'altro, ognuno ha dato, diciamo, il suo piccolo contributo, ma anche su cose di contorno a cui io nemmeno pensavo. Per esempio il circolo dei lettori mi ha sgridato a sorridere sul prezzo del libro, che dice tu sei fuori mercato ma è basso, cioè dice solo che io ho fatto un libro a prezzo di costo perché non è intenzione di guadagnarci nulla, e hanno detto sì, però così sei fuori mercato al contrario, cioè il tuo libro dovrebbe essere su certe, e mi hanno insegnato anche questo. Poi in realtà non è per me un problema, però anche su queste cose di contorno impari delle cose che
sai. Quindi siamo pronti per il terzo. Sì, 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 sì. Ci stiamo lavorando. Manca, è un momento anche abbastanza emozionante perché sono nei capitoli conclusivi e sono curioso di vedere come va a finire. No, quello lo so, però diciamo, diciamo che quando scrivi è diverso da come hai pensato. Quando poi lo scrivi nascono idee nuove, quindi è veramente emozionante anche, è il momento più bello, perché poi una volta scritto i mesi di correzione sono tanti e quelli sono un po' meno divertenti se vogliamo, ma quando butti giù le idee e ripeto sono proprio alla fine è proprio divertente. E la prospettiva dei tre capitoli ti aiuta a seguire l'evoluzione del personaggio, cioè i pensati, i salti, perché poi direi un romanzo, sono storie di formazione, no? Ci sono questi ragazzi che ovviamente crescono con delle esperienze piuttosto spesse. Sì, perché poi parliamo di fantasy, ma parliamo di protagonisti che sono dei supereroi in incognito, no? Cioè sono delle persone che di fatto hanno una vita normale e poi scoprono di avere un destino invece oltre quella che è il loro ruolo. Quindi immagino che sì, diciamo che la trilogia è stata una cosa che è venuta spontanea, ma che è sicuramente più difficile che scrivere un libro singolo. Perché se ti perdi un riferimento al primo libro, lo vuoi riprendere il terzo e non l'hai messo, non è che puoi dire faccio una riedizione un attimo che mi sono sbagliato. Quindi è chiaro che uno deve avere molto chiaro lo schema in testa fin dall'inizio o su carta. Io dire, non faccio gli schemi manco al liceo. Era la prossima domanda, non fai le mappe concettuali. No, non le facevo anche al liceo, infatti così vedranno i risultati, qualcuno qua può testimoniare, però. Diciamo che ce l'ho più in testa, ecco, queste idee. Il secondo era, devo dire, della trilogia, il libro che mi faceva più paura, perché su tre libri il primo è la novità, quindi diciamo anche catturare il lettore con la novità, le idee che diciamo vengono fuori, se riesce a essere un po' originale, diciamo hai un certo appeal anche. Il terzo è il finale, quindi uno tende a leggere per vedere come va a finire. Quello in mezzo è un libro di passaggio, quindi chi lo legge sa che non sarà autoconclusivo, perché è il secondo su tre, quindi lo sa. Quindi lo legge già sapendo che non finisce. E quindi non c'è un finale e devi traghettare verso il terzo libro il lettore, arricchendolo, ma sicuramente non avendo più la novità del primo. Quindi il secondo libro era molto più teso rispetto ai ritorni che potevo avere dal pubblico proprio per questo motivo qua. Io personalmente sono molto affezionato a questo secondo libro perché credo che abbia comunque segnato molto l'evoluzione nel mio modo di scrivere. Secondo me sì. Cioè, ma sai, da un certo punto di vista un po' è la sicurezza. È come allenarsi, più fai uno sport e ti alleni più ti viene facile. Quindi la fluidità, la velocità anche nello scrivere è sicuramente aumentata, la consapevolezza. Un po' leggi i lettori, gli scrittori, quelli diciamo professionisti, e impari perché prima lo leggevi da lettore, adesso lo leggi in mente da scrittore e quindi ti ricordi i problemi che hai avuto tu a scrivere e vedi negli altri come li hanno risolti. E quindi questo è sicuramente un esempio proprio sui personaggi, no? Sull'evoluzione dei personaggi. È vero che Paul è un personaggio molto più diciamo, disegnato nel dettaglio rispetto a agli altri personaggi, però è anche vero che io ho fatto una scelta di fondo, cioè io scrivo in prima persona, quindi chiaramente Paul lo possiamo descrivere fino alla punta dei piedi perché comunque è lui che parla, quindi lui che fa le emozioni eccetera, gli altri personaggi li descrive attraverso di lui, quindi col suo filtro, col fatto che ha un tot di tempo in cui sta con quei personaggi, quindi è più faticoso, ecco, riuscire a disegnare proprio. Nel secondo libro ho fatto proprio uno sforzo nel cercare, tanto perché il secondo libro è più ricco di personaggi, entrano i custodi del potere, tutta una serie di personaggi che si sommano e quindi non è facile. Però ho questo limite. Su questo se posso fare un esempio di un mio concorrente, Rick Riordan, Percy Jackson, dicevo,
Quindi lui cosa ha fatto? Nella prima serie parlava in prima persona Percy, nella seconda serie invece ogni capitolo parla un personaggio diverso. Lui con questo escamotaggio è riuscito ad andare a disegnare più nel dettaglio tutti i personaggi. Ecco, non l'avrei notato se non avessi subito, tra virgolette, questo problema. In realtà, nello spostare il punto di vista, o nel creare il spostamento di scena, di tempo, rispetto a una persona. Ah, questa è stata oggettivamente una genialata, perché comunque tu alla fine dei 5 libri avrai la visione molto dettagliata di 8-9 personaggi, cosa che è più facile parlare in prima persona, questo è il motivo della scelta, però è chiaro che ti toglie qualcosa. Allora, sentiamo un'altra lettura dal capitolo 7, il secondo libro. Il professor Jackson non ci diede il tempo di capire dove fossimo e disse con tono di rimprovero e aprendo le braccia: «Ma siete matti? Ok che avevo detto che ci doveva essere anche il ragazzo, ma lo volete mettere in pericolo a tutti i costi?» Mio padre si sentì chiamato in causa e rispose: «Non pensavamo che a un convegno...» Non lo lasciò terminare. «Cosa credi? Che in quella sala siano tutti dalla nostra parte?» Lo guardammo con aria interrogativa. Sbuffò e abbassando il tono disse: «Siete proprio ingenui». Si passò una mano sulla testa e si sedette, facendo segno anche a noi di accomodarci. Shark rimase in piedi vicino alla porta, mentre noi tre ci sistemammo intorno a un tavolinetto delle sedie che sembravano quelle dei film in costume d'epoca. Tutta la stanza era in stile chiaramente riprodotto vittoriano. Riprese da dove si era interrotto. Purtroppo c'è una parte di studiosi e persone influenti che non ritengono sbagliata l'idea che i popoli arcaici possano dominare il mondo. Beve un sorso dal bicchierino che si era preparato e continuò: «Magari non seguono Mosul, ma condividono una visione di dominio sulla base del concetto di superiorità. Per alcuni c'è la convinzione che il mondo migliorerebbe, per altri è solo sete di potere». Fece un gesto di rassegnazione. Ecco, posso solo dire perché ho scelto questo brano, perché in questo brano, che è abbastanza all'inizio del libro, Paul, tramite uno dei suoi maestri, che sarà poi il professor Jackson, realizza una cosa fondamentale, che non è scontato che tutti siamo dalla parte del bene. Lui ha 16 anni e diciamo non immagina che c'è un mondo dove invece qualcuno nel male vede un'occasione di crescita, un'occasione di potere, un'occasione, e addirittura c'è chi vede in quello la possibilità di migliorare il mondo con una visione distorta. E quindi per Paul questi sono passaggi di maturazione, di anche un po' accelerata per un sedicenne, ma è purtroppo il ruolo che imponeva. Ecco, a proposito di Paul, detto che prima lui è informazione, no? E poi di questo destino, e io ho avuto l'impressione che sia un personaggio consapevole dei propri limiti, nonostante il potere mondiale o la missione che lo aspetta, no? Però in qualche modo sembra che si affidi al destino che ha addosso, no? Tu come ci puoi aiutare a capire la sua situazione? Cioè, è vero questo? È assolutamente sì, sono contento che tu l'abbia sottolineato, nel senso che lui ha vissuto 15 anni da bambino normale, diciamo così, e poi si è trovato questi 15 anni cancellati, tra l'altro scoprendo anche le bugie che gli sono state dette per tenerlo anche protetto per certi versi. Dopo questi, però lui di questi 15 anni
vede cancellata una certa storia, ma il suo grosso forza è che non perde le fondamenta, cioè quello che la famiglia gli ha passato come valori. Consideriamo che poi è stato cresciuto principalmente dai nonni paterni, tra l'altro in inglese perché loro erano scozzesi, quindi a Torino, e quindi lui già si sente un po' diverso, perché per dire ha problemi di italiano a scuola perché parla più l'inglese che l'italiano, ha problemi, non è sciolto con le cose tecnologiche rispetto magari a altri, infatti loro spesso sono obbligati a non avere le cose tecnologiche per altri motivi, lui è quello che ne soffre di più. Magari Mary già è un altro personaggio che ne soffre di più. È impacciato con le ragazze, quindi un po' diverso si sente. E questo però è uno, lo aiuta poi, è fondamentale per accettare la diversità, che diversità ne troverà tanto in questa storia, perché lui un po' diverso si sente più riflessivo di altri. Gli altri valori che gli hanno passato in famiglia, che sono le fondamenta, quelli restano. E quindi il valore dell'amore, dell'amicizia, del bene comune, appunto, dell'accettazione del diverso. Questi valori restano, e sono poi i puntelli su cui lui poi si arrampica per affrontare questa avventura. Come hai detto tu, non è un eroe, ma un po' più un antieroe. Nel senso che lui eroe non si sente. Lui dice sempre, sì sì, pensate che sia bello essere cerimoniere, sì sì. In realtà lui si sente spesso inadeguato. I poteri non bastano mai, non si sente all'altezza. Però quella che è la sua forza è che lui non molla. Non molla per due motivi fondamentali. Il primo è il senso di responsabilità, che gli è stato anche quello trasferito principalmente dal nonno. E l'altro, che lui non sapeva, ma lui era già in formazione allora, il nonno l'ha cresciuto già sapendo qual era il suo destino. E l'altro aspetto è il coraggio con cui ci è nato praticamente. Lui è coraggioso di suo e non se ne rende nemmeno conto di essere coraggioso. Però in realtà affronta le situazioni. Con coraggio. L'altra cosa che è proprio anche nel pezzo che ha detto Raffaella emerge è che lui in tutto questo si scontra col mondo degli adulti. Lui si trova proiettato nel mondo degli adulti. A 16 anni ha certe idee e certe cose non le capisce. Cioè non capisce perché gli adulti si fanno certi problemi, non capisce perché anche nei sentimenti mettono certi filtri, non capisce perché alcuni scelgono una strada apparentemente sbagliata, lui non si spiega queste situazioni. E in realtà mano a mano capirà che il mondo degli adulti purtroppo è tutto perché altri personaggi giovani hanno la stessa sensazione, c'è chi come Mary più sanguigna e lo esprime piuttosto, però anche lui ha questa difficoltà. E nella storia, poi lo vedrete anche nel terzo libro, lui poi cresce di consapevolezza del ruolo, del fatto che e arriverà quasi a essere lui a guidare, perché a un certo punto si renderà conto che se non guida lui, con gli adulti alle volte si rischia di non concludere, di non arrivare alla fine. Quindi queste paturnie lui le sente veramente come cose che gli danno molto fastidio, quindi arriverà quasi a essere un leader a tendere, però questo lo vedrete un po' più avanti. È imbarazzo con la ragazza, però si innamora in questo capitolo della saga, sì. No? Anzi, sta un po' disorientato tra diverse ragazze che lo mettono un po' da pensare, no? Sì, questo è stato un tema per me non facile da affrontare, perché un sedicenne, io non ho 16 anni, ma come lo ricordo, e se non lo ricordo sì, era un altro tempo, quindi è inutile che lo porti nei giorni nostri. I miei figli sono troppo piccoli rispetto ai 16 anni, comunque Laura a 16 anni non sarà ancora autorizzata a innamorarsi, e quindi chiaramente questo... Quindi è chiaro che per me disegnare l'amore adolescenziale è stata forse una delle cose più difficili. Nei fatti l'ho disegnato pensando che l'avrebbero letto dei ragazzi e anche i miei figli, quindi ho cercato ovviamente di farlo sembrare abbastanza, quindi una cosa bella. Sicuramente l'amore adolescenziale è più fragile, alle volte più superficiale. È vero che Paul è imbranato e proprio per questo, diciamo, i primi baci li dà quasi storti, cioè nel senso che non è certo lui che prende l'iniziativa.
E lui comincia a farsi delle domande sui suoi sentimenti e sul fatto che si rende conto che alcuni di questi sentimenti non sono così profondi. È molto importante in questo senso un confronto che ha con sua madre, perché lui con sua mamma si apre un po' di più su questo tema e le racconta la storia dei suoi genitori per fargli capire come l'amore maturo arriverà. Arriverà, ma avrà uno spessore, una consapevolezza sicuramente superiore a quella che lui oggi sta vivendo con le sue prime, diciamo, avventure. Però devo dire non è stato facile ecco, disegnare questi aspetti per me. Spero di esserci riuscito abbastanza. Io volevo prendere spunto dalle idee che dei volumi per agganciarmi i temi. Ma è una cosa che tentando di capire cosa c'è dietro, no? Il primo volume è questa legge per tutti quelli che difendono il piccolo regno della fantasia dove potersi riferire intanto. Ecco, la scrittura ha molto, secondo me, questo ruolo di rifugio, no? Una volta un corso di scrittura, io insegnante che avevamo, in fondo, se scriviamo è perché il mondo che andiamo a fare male non ci piace così tanto, se no non andremo a costruire delle realtà, delle storie, dei mondi diversi, no? E tu ti riconosci in questa cosa, questo omaggio alla fantasia come rifugio? Ah, io sicuramente ho iniziato a scrivere come rifugio, ma più che altro dallo stress lavorativo. Nel senso era il mio ponte tra quando uscivo da lavoro e quando entravo in casa, no? Nel senso che mi serviva come defaticamento. Tanto che io i libri li scrivo col cellulare, come molti sanno, per poi metterli a posto ovviamente sul computer, eccetera. Però la scrittura di botto è fatta col cellulare. E quindi il mio viaggio su Puna, che tutti funzionano molto bene, tengo a sottolineare, sono tutti molto efficienti, mi portava in questo mondo, no? Quindi staccavo, perché poi per fortuna ho la mia gioia in famiglia e quindi questo era un po' il momento di passaggio. Quindi un po' rifugio c'è, anche se io direi due cose: la prima è che più rifugio è una boccata d'ossigeno, perché tanto 3 secondi dopo torni a lottare, quindi più che altro è un defaticamento, come dicevo. Tiri il fiato e poi sai che tanto il giorno dopo sarai morto. L'altro aspetto è quello della parola fantasia. Cioè io volevo anche sottolineare il fatto che forse alle volte la fantasia è un po' lasciata a loro che adesso studenti stanno facendo un loro gioco, no? E nel senso che è un po' vista per i bambini. Invece la fantasia è una cosa che ci portiamo dentro e che poi sgorga di più in certi contesti, giocando con i figli, raccontando una storia, inventandogli una storia della sera, no? Però sono cose a cui secondo me non dobbiamo mai rinunciare, perché non solo ti tirano il fiato, ma ti ricaricano anche, poi per il giorno dopo che dicevo prima. Sicuramente. Invece il secondo libro ha una dedica molto incisiva per la mia mamma che mi ha regalato un sogno. E anche lì ho visto una dedica che ci proietta verso un tema centrale, no? Nella storia di Paul, cioè la famiglia, o la mancanza della famiglia, o una famiglia disgregata, o i legami familiari in pericolo, sembrano proprio molto presenti e molto influenti sulle vicende di questo personaggio, perché alla fine è una saga familiare molto ramificata, no? Sì, sicuramente il valore della famiglia è molto forte in questi, perché non so, io credo, quindi naturalmente in qualche maniera mi specchio. La famiglia è un po' anche da forza, no? Poi soprattutto nella storia la famiglia è una cosa da forza che lui cerca. La dedica in effetti alla mia mamma ha due significati quella dedica nella stessa frase, nel senso che il primo è un po' più marzulliana, nel senso che mi ha regalato un sogno che è questa vita, e mia madre mi ha donato la vita,
E dato che, devo dire, una vita fortunata, no, è un po' un sogno. E dall'altra parte, essendo che tutta l'idea è nata da un sogno, mi piace pensare in qualche maniera che quel sogno me l'abbia, diciamo, donato lei, no? Quindi, diciamo, questa duplice visione. Bene. Passiamo magari a qualche cosa di più tecnico, no? Per esempio, il fatto che tu con questi libri stai impostando un progetto con le scuole, l'esperienza di Collonica, raccontaci qualcosa. E questa è una cosa del tutto casuale, nel senso che tramite amici degli amici degli amici mi sono trovato a fare 2 giorni di presentazione del libro al Great Festival Jazz di Follonica. A dire che mi sono cotto quei giorni perché c'erano 54 gradi all'ombra, però è stato bello perché, come dicevo prima, uno dei valori aggiunti è proprio la rete di contatti, no? Mi ha permesso di entrare in contatto sia col Circolo dei Lettori di Follonica sia con l'associazione Lettura ad Alta Voce. Laura si è ricevuto molti complimenti per alcune sue performance. E quindi questa è stata un'occasione per entrare in contatto con questo gruppo. Dentro questo gruppo c'erano degli insegnanti. Quindi poi, gli ultimi giorni che ero a Follonica, uno degli insegnanti mi ha detto: guarda, non ti anticipo niente, ma stiamo studiando una cosa perché abbiamo letto il nostro libro, ce lo siamo passati tra insegnanti, eccetera. Vorremmo forse proporlo come libro fantasy di prima media nelle scuole di Follonica. E quindi questo progetto sta, diciamo, andando avanti. Poi io dico, in realtà mi hanno già prenotato il 3 aprile 2018 a Follonica che incontro con l'autore, quindi probabilmente qualcosa succederà. Quindi sono già tenere libera. Ho la fortuna che le scuole toscane riaprono un giorno prima, quindi non faccio perdere la scuola a Laura e Paolo, che se avessi fatto per un giorno scuola non avrebbero più parlato, loro ci tengono tanto. E quindi ho cercato di organizzare in maniera. Però, ripeto, questa, anche andasse in porto solo parzialmente, il fatto già solo che ci abbiano pensato è stato una buona soddisfazione, quindi è stato bello. E invece riguardo ai canali di comunicazione, no? Oltre alla scelta che hai fatto tu, le tue parole che precedente, tu ti stai anche cimentando in un'altra sfida con un'app, giusto? Sì, in realtà io quando a suo tempo scelsi come fare, alla fine il canale di Amazon mi era sembrato più, nello stesso tempo, serio e semplice, nel senso che devo dire ti seguono molto, sono molto attenti, quindi veramente c'è questo canale continuo, qualunque domanda ti rispondo in 24 ore, cioè mi ha dato l'idea di una cosa seria, senza contare che comunque i canali di Amazon sono molto ampi rispetto a magari altri canali. Poi Amazon mi dava la possibilità di fare l'ebook e il cartaceo, in una vecchia maniera. Averlo anche cartaceo mi sembra una cosa. Poi sono andati via molti più ebook che cartacei, però l'idea di avere il cartaceo non è che mi piaceva. A suo tempo avevo anche studiato la strada di case editrici più standard, il mondo delle case editrici. A parte essere un mondo in grossa difficoltà in questo momento, è un mondo dove hai la casa editrice grossa che ti pubblica solo se sei già, diciamo, conosciuto, e preferisce magari pubblicare la Starlet, che magari in realtà io lo riscrive il libro, però sa che è una vendita assicurata. Poi ci sono le case editrici che ti chiedono di pagare, e quello non è la mia intenzione, perché è un hobby, non ha senso, non ci voglio guadagnare perché non perde la vita del tempo. Che però per me è un investimento, e poi ci sono quelle in mezzo che sono le poche illuminate, ma sono proprio pochine, di media grandezza. Alla fine la soluzione di Amazon mi sembrava la più semplice e la più affidabile. Nei fatti poi ho scoperto di essere antico, nel senso che dei ragazzi mi hanno detto: guarda, tu scrivi, fai su Amazon, fai, è tutto bellissimo, ci è piaciuto, però tu sei antico, nel senso che, e noi ormai leggiamo sulle app. E sarei entrato in un mondo
quasi per certi versi mi ha un po' sorpreso, quasi nel senso è un mondo di sharing di lettura, quindi di condivisione di lettura molto easy, in cui chiunque scrive ci butta dentro. E noi sono grossi contenitori, infatti, ognuno butta dentro. Ho detto, vabbè, mi sembra quasi una sfida, ho preso l'atto, diciamo, più conosciuta che WordPress, questa ragazza che l'ha inventata, prima di rendita, e avevo un thriller, 3-4 capitoli scritti di un thriller, perché tanto o faccio sogni, oppure le mie idee io le butto giù comunque, nel senso che sono semi, con domani possono venire fuori. E quindi ho preso quest'app, ci ho buttato dentro tutti 4 capitoli. E devo dire che il ritorno è stato parecchio positivo, sì, nel senso che sta andando molto bene, qualcuno qua l'ha già anche letto, e ti sei scorcata, e quindi te laverò come al solito di casa. E quindi è stato molto positivo. Ma la cosa che mi ha colpito di più, al di là della soddisfazione, adesso sono alla puntata numero 20. Tanto è tutto gratis, chi volesse, come dire, curiosare, si scarica WordPad, che è scritto BAT come la potenza, dicevo, e PAD, e se la scarica, e poi si scarica il libro, si chiama Dormi Veglia, ed è un thriller alla puntata, e siamo alla puntata numero 20. E come ti dico? E detto questo, quello che mi ha sorpreso è proprio il modo di leggere dei giovani, che è del tutto destrutturato, però non mi sorprende alla fine, perché io guardo già solo come guardano la televisione, adesso i miei parenti non guardano tanto su YouTube i programmi, ma anche solo la televisione io ero abituato a vedere la prima puntata, la seconda, la terza, la quarta, fino alla ventesima, fino alla fine, la finale non la vedevo mai, perché i miei genitori mi portano via il sabato e io non vedo mai tutti i puntati dei cartoni. Però, ho detto questo, era tutto un consecutivo. Adesso invece leggi un capitolo, leggi il quinto, il decimo, poi un'altra storia, me lo metto lì come follower, poi so quando è. Per certi versi fa quasi un po' paura. In realtà è questa generazione. E su questo devo dire, l'altro giorno stavo leggendo il finale di Montalbano, l'ultimo, di Camille. Ed io è raro che mi scriva una frase di un libro. Però questa mi ha molto colpito. Montalbano è con il figlio di Augeri, perché segue Montalbano, uno dei suoi assistenti, il suo vice in realtà, e mentre gli parla l'altro, il computer, WhatsApp, il messaggio, eccetera, e Montalbano, che ormai non è più giovanissimo, come sappiamo, è un po' in difficoltà, dice, ma guarda quante cose che pensano. E poi gli viene una frase che a me ha colpito molto, nel senso che dice, a noi, alla nostra generazione, che hanno insegnato ad andare in profondità, a questa generazione sta imparando ad andare in mare aperto, molto più su.